Buonasera, benvenuti alla TG dell'Umbria, seconda edizione. Avanza la variante Delta anche per quanto riguarda la regione dell'Umbria, arrivata al 57%, con un aumento di nuovi casi di positività e dell'incidenza Covid che è arrivata a 59 casi ogni 100.000 abitanti. Tampone gratuito per gli under 30 è quanto stabilito dalla regione, comunicato nella conferenza stampa di oggi che andiamo a seguire nei momenti essenziali nel servizio di Alessio Romanelli. Continua a crescere la curva epidemica in Umbria, anche se, come sottolineato dal nucleo epidemiologico, nell'ultima settimana l'aumento di casi è stato minore rispetto a quella precedente. L'incidenza ha superato la soglia di 50 e si attesta a 59 casi ogni 100.000 abitanti, ma è bene ricordare che questo dato non comporta più il passaggio in zone di colore diverso. Il distretto della Media Valle ha superato la soglia dei 100, sopra i 50 casi troviamo invece i distretti di Perugia, Terni, Trasimeno e Altotevere. Rimangono sotto la media nazionale i dati riguardanti i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Dato significativo è quello della crescita esponenziale della curva riguardante le fasce d'età 14-18 anni e 19-24 anni, con l'età media dei casi che è scesa intorno ai 20 anni. Proprio la copertura vaccinale della fascia 12-29 anni è l'obiettivo prioritario della regione, come dichiarato dal commissario Massimo D'Angelo. I soggetti tra i 12 e i 19 anni vaccinati o prenotati sono il 18,5%, i soggetti tra i 20 e i 29 anni vaccinati o prenotati sono invece il 49,7%. D'Angelo ha assicurato che entro la prima decade di agosto la regione procederà ad invitare tutti quanti i soggetti rientranti in queste categorie. Inoltre l'assessore Coletto ha annunciato una proposta che andrà in giunta domani, che riguarda la possibilità per i soggetti under 30 che hanno già prenotato il vaccino di effettuare un tampone gratuito fino alla fine del mese di agosto. Un tampone che va a sostituire una vaccinazione che diciamo non può essere fatta entro il tempo utile per gli under 30, sto parlando naturalmente, non può essere fatta in tempo utile e che quindi dà la possibilità di muoversi a questi ragazzi che pur avendo prenotato sono impossibilitati a ricevere il vaccino per questioni di tempo evidentemente, ma anche di programmazione sul territorio. Questo vale fino al 31 agosto naturalmente. Torniamo proprio ai dettagli di questa conferenza stampa, come diceva Alessio Romanelli nel suo servizio da parte del commissario Covid dell'Umbria, Massimo D'Angelo. C'è l'invito per tutti coloro che hanno prenotato i vaccini a vaccinarsi entro la prima decade di agosto, quindi tutti coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione promossa dalla regione saranno invitati a vaccinarsi entro il 10 agosto e lo stesso D'Angelo ha ricordato che la priorità comunque è quella di intervenire in questi giorni soprattutto sulle fasce d'età più giovani, 20-29 anni, 12-19 anni in particolare, per abbassare l'alta percentuale di giovanissimi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale in vista della ripresa dell'anno scolastico. Vi parlavamo prima del nuovo aumento dei casi positivi, 117 le positività al virus Covid-19 riscontrate nelle ultime 24 ore in Umbria, anche se per fortuna non producono effetti rilevanti sul tasso di ospedalizzazione, con 17 ricoveri complessivi più 2 rispetto alla giornata di mercoledì. 17 ricoveri di cui 2 in terapia intensiva, sono 12 guariti, nessun decesso. I 117 nuovi casi di positività riscontrati su 2.315 tamponi molecolari. Dall'andamento del contagio a quello delle vaccinazioni, che andiamo ad integrare con la percentuale che si attesta al 57-74% degli umbri che hanno effettuato per il momento il ciclo completo, ovvero hanno ricevuto prima e seconda dose di vaccino, quindi 57-74% del totale, corrisponde al 72-28% del totale. Invece la percentuale di coloro che hanno ricevuto in Umbria la prima dose di vaccino è solo 557.405 persone. Con conferenza stampa online sono stati presentati dalla USL Umbria 1 nella mattinata di oggi i nuovi direttori sanitari dei vari distretti. Sentiamo ancora Alessio Romanelli.
La USL Umbria 1 ha presentato nel corso di una videoconferenza stampa i nuovi direttori dei vari distretti di competenza. Il direttore generale Gilberto Gentili ha illustrato i principali cambiamenti, che hanno innanzitutto riguardato i distretti di Perugia e del Trasimeno, con Alfredo Notar Giacomo alla guida del primo e con Emilio Abritti alla guida del secondo. Per quanto concerne la dottoressa Daniela Felicioni, che prima guidava due distretti, ora mantiene solo l'Alto Tevere, con la Sisano che passa a Ilaria Vescarelli. Due conferme infine per Paola Tomassoli, direttrice delle distretto dell'Alto Chiascio, e Maria Donata Giaimo a guida delle distretto della Media Valle del Tevere. Dovremo adesso cercare di omogeneizzare questa squadra, che in parte è rinnovata, in parte ovviamente quella precedente, cercare di omogeneizzare pratiche e procedure, perché ci sono delle differenze anche sostanziali nell'ambito dei vari distretti, riconoscere a un distretto, quello del Perugino, una complessità maggiore, perché ci sembra oggettivo che questo distretto, sia per popolazione servita, sia per molteplicità di strutture che insistono su quel territorio, sia un distretto di estrema complessità, un distretto molto difficile da dirigere. Quindi cercheremo di supportare il direttore con tutte le modalità possibili. Questa conferenza ha appunto uno scopo molto semplice, quello di ribadire che noi come ASL territoriale diamo grandissima importanza alle politiche di presa in carico del territorio e che siamo molto attenti a quello che il PRR potrà e dovrà stabilire in merito al potenziamento del territorio, e anche il fatto che evidentemente in questo equilibrio tra la medicina territoriale e la medicina ospedaliera sarà necessario operare delle sinergie fortissime, perché un buon territorio ha bisogno di ottimi ospedali, e degli ospedali, per essere diciamo coerenti alla loro mission, devono avere un territorio che funzioni. Tornando alla situazione legata al mondo della scuola, corrispondono all'85% gli insegnanti, quindi il corpo docente che ha aderito alla campagna vaccinale, sono più di 4.000 i docenti invece che per il momento non risultano vaccinati, come già avevamo anticipato nel corso del fine settimana, la scorsa settimana, quindi si cercherà di aumentare anche in questo caso la percentuale del corpo docente vaccinato, e come vi dicevamo prima c'è una priorità assoluta confermata dal commissario Covid per l'Umbria, D'Angelo, di accelerare la vaccinazione della fascia d'età 12-19 anni. Adesso ci occupiamo di cronaca, che ci porta innanzitutto a Terni, dove è stato arrestato un 23enne straniero per aver preso a calci e pugni la madre dopo averle tirato degli oggetti all'interno della propria abitazione. La madre è fuggita e poi è stata ancora malmenata dal figlio sulla strada, dove la donna ha trovato rifugio presso un vicino. Di lì l'intervento del volante della polizia, che ha tratto in arresto l'uomo accusato di reato di lesioni pluriaggravate. Da Terni a Perugia, perché c'è grande apprensione, grande tensione per il gran numero di furti di questa stagione estiva in più quartieri di Perugia, come a Ferro di Cavallo, dove una coppia di anziani è stata rapinata mentre era in casa da una serie di malviventi che si erano spacciati per tecnici dell'acqua. L'episodio è accaduto in tarda mattinata nella giornata di ieri. Facciamo il punto sui furti in abitazione a Perugia e un po' in tutta la provincia perugina con Elena Ballarani. Momenti di paura a Ferro di Cavallo, dove una coppia di anziani è stata rapinata mentre era in casa da alcuni malviventi che si erano spacciati per tecnici dell'acqua. Sono stati rubati oggetti e monili d'oro. L'anziano proprietario dell'abitazione sarebbe stato anche aggredito, senza per fortuna gravi conseguenze, nel momento in cui ha cercato di fermare i banditi. Questo ennesimo episodio, a distanza di appena due giorni dal tentato furto a Case Nuove di Perugia, accresce l'allarme in gran parte della provincia. Nel caso di questa notte, un ragazzo di circa 30 anni, fingendosi un tecnico della Valle Umbra Servizi, ha chiesto di poter entrare in casa per effettuare un controllo dei contatori dell'acqua. Appena introdottosi nell'abitazione, il giovane ha riferito agli anziani coniugi di raccogliere tutti i valori che avevano in casa, oro e monili, di chiuderli in una busta di plastica e riporli in un frigo, poiché durante i controlli si sarebbero sprigionati dei vapori che avrebbero potuto danneggiarli. Successivamente il malintenzionato
malintenzionato, approfittando di un momento di distrazione della coppia, si è impossessato della busta ed è fuggito via. Analogamente ci sono stati ulteriori episodi, sia in provincia sia nel capoluogo, dove alcuni soggetti si sono presentati a casa sempre di persone con età avanzata, spacciandosi sempre per operatori dei servizi essenziali, avvisando circa l'eventualità di imminenti e probabili pericoli di incendio o altro nell'abitazione a causa di recenti lavori e raccomandando loro di prendere tutti i preziosi e contanti e riporli nel frigo o nei congelatori presenti in abitazione. L'arma, rivolgendosi alla Valle Umbra Servizi S.p.A., ha avuto conferma che il suo personale non chiede mai di entrare nelle abitazioni private, che indossa sempre una divisa col logo aziendale, che utilizza mezzi aziendali e soprattutto non chiede mai pagamenti, di vedere bollette o altre richieste relative ad oggetti di valore. Per questo invita tutta la popolazione, specie quella anziana, alla massima prudenza. La Regione dell'Umbria ha confermato questa mattina per l'anno accademico 2021-2022 l'erogazione di contributi a fronte delle tasse universitarie pagate dagli studenti con un nucleo familiare fino a 30.000 euro di reddito ISEE che siano in possesso dei previsti requisiti di merito. La misura era già stata attuata nel precedente anno accademico. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha sottolineato che il diritto allo studio è un tema centrale dell'impegno a favore di studentesse, studenti, comunità accademica per un futuro realmente sostenibile del territorio. Sono arrivati i ringraziamenti da parte del rettore alla Regione dell'Umbria. Torneremo alla cronaca più tardi con altri episodi da raccontarvi. Adesso ci occupiamo di collegamenti stradali e per la precisione del primo stralcio della Trevalli, per il quale la Regione dell'Umbria ha annunciato lo stanziamento di 82 milioni e mezzo di euro, come confermato dall'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della Regione dell'Umbria, Enrico Melasecche. Con l'approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPES, ex CIPE, dell'aggiornamento 2020 del contratto di programma ANAS 2016-2020, è stato disposto il finanziamento del primo stralcio della Trevalli da Madonna di Baiano a Fiorenzuola per 82 milioni di euro e mezzo. La notizia è stata data dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche, che ha sottolineato come questa sia una delle opere di cui l'Umbria Centro Meridionale attende da decenni la realizzazione. Il collegamento fra Spoleto con la E45 nei pressi di Acqua Sparta, che ora con la realizzazione del primo stralcio sollecitato consapevolmente dalla Regione, si avvia al completamento in tempi ragionevolmente brevi. È un'opera strategica concepita negli anni 70 del secolo scorso come arteria trasversale della Bassa Umbria che mette in collegamento la Val Tiberina, la Valnerina e la provincia di Ascoli Piceno in corrispondenza della Valle Umbra nei pressi di Spoleto, realizzando un corridoio viario tra il Tirreno e l'Adriatico. Positiva, ha sottolineato Melasecche, è stata l'assegnazione nel settembre 2020 da parte di ANAS dell'incarico alla società Sintagma per l'adeguamento del vecchio progetto definitivo risalente a molti anni fa, che si è concluso puntualmente e al quale sono seguite le indagini geognostiche. Alla redazione del progetto esecutivo seguirà la gara d'appalto e l'apertura del cantiere nei tempi che la Regione farà di tutto per accelerare e che si può immaginare se non dovessero sorgere ostacoli per il primo semestre del 2022. Dopo la realizzazione del collegamento da Eggi a Spoleto, questo stralcio della Trevalli consiste in un tracciato a due corsie che si sviluppa per una lunghezza di circa 4,4 km. Le opere principali sono due gallerie artificiali e due viadotti. L'intero intervento ricade nel comune di Spoleto. Torniamo a Perugia, dove la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di origini campane, contributi percepiti illegalmente, quanto contestato all'imprenditore che ha operato fino al 2019 nella provincia di Perugia per poi trasferire la sua società a Caserta, avrebbe avuto accesso ad un contributo, fondo perduto, di quasi 18.000 euro. Le attività investigative della Guardia di Finanza hanno evidenziato che questa società non avrebbe
potuto accedere al beneficio economico perché già destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Perugia nel maggio 2017. E adesso parliamo di scambi internazionali e di accise, oggetto del protocollo d'intesa firmato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato con la Camera di Commercio. Rafforzare gli strumenti e le modalità di dialogo in favore delle imprese umbre interessate alla normativa e prassi doganale per quanto attiene agli scambi internazionali di merci e sul fronte delle accise, anche mediante l'organizzazione di eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici di aggiornamento. È quanto prevede il protocollo d'intesa che è stato firmato oggi dal direttore territoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, Roberto Chiara, e il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, che hanno ribadito l'importanza della collaborazione già in atto tra le due istituzioni in favore delle imprese e dei professionisti della regione. Il protocollo avrà durata biennale e prevede di incrementare lo scambio di informazioni al fine di favorire la massima diffusione degli adempimenti e delle innovazioni che interessano il settore del commercio internazionale e delle accise. Andiamo a Terni, oggi la premiazione di Giulio Nuciari, ex portiere della Ternana e della Sampdoria per il titolo europeo vinto come assistente del CT Mancini, premiato dall'assessore dello sport Proietti, e sempre a Terni nella serata di ieri sono stati inaugurati i giardini di Viale Campo Fregoso, la presenza del sindaco di Terni Leonardo Latini, della vice sindaca Benedetta Salvati. Andiamo a sentire Elian Ballarani. Taglio del nastro è la presenza del sindaco di Terni Leonardo Latini e dell'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Benedetta Salvati per l'area verde e la nuova pista ciclabile di Viale Campo Fregoso, restituiti alla città dopo gli interventi di ristrutturazione che completano di fatto il rifacimento e il riassetto dei viali sulla sponda sinistra del Nera nel tratto cittadino. I giardini risalgono ai primi decenni del secolo scorso e col tempo mostravano chiari segni di degrado. Per questo sono state effettuate ripiantumazioni importanti, la completa ricostituzione e reintegrazione delle aiuole, dei vialetti e dei prati che saranno ora irrigati costantemente, oltre al recupero della fontana dove in precedenza era stato collocato il tirus e del busto dedicato al pilota ternano Mario Umberto Borzacchini. È stato infine predisposto lo spazio per l'area giochi che sarà risistemata. Il nuovo tratto di pista ciclabile di Campo Fregoso è di fatto il collegamento tra quella già realizzata con fondi dell'agenda urbana tra la rotatoria Terracini e la passerella di via Quattro Macine fino a tutta via del Cassero e il tratto ciclabile di via dell'Argine. In questo caso, vista l'ampiezza del marciapiede, la pista ciclabile si sviluppa totalmente all'interno dei giardini di Viale Campo Fregoso, tranne che per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche relative ai passaggi pedonali. La nuova pista ha una larghezza di 2,5 metri a doppio senso di circolazione. I lavori hanno riguardato la rimozione dello strato superficiale del terreno, la realizzazione di un massetto in calcestruzzo armato e di un piano di posa in ghiaia o sabbia. E un pensiero particolare lo voglio anche dedicare ai ragazzi di Mi Rifiuto, perché quando è stata fatta la ripulitura degli arti con l'acqua hanno contribuito essi stessi affinché quella parte venisse pulita da tanta immondizia che c'era. Quindi questo significa che c'è voglia di partecipazione, che è un altro elemento fondamentale che ha sempre caratterizzato la nostra città, e questo credo che sia un bel esempio di come si possa veramente pensare anche da un piccolo giardino in prospettiva. Parliamo adesso della posizione assunta dalla CGIL di Perugia in merito alla petizione promossa dall'Associazione Avvocato di Strada, petizione sottoscritta dalla CGIL che chiede al Comune di Perugia di sospendere lo sgombero dei 21 senza tetto attualmente ospitati al CVA dei Rimbocchi e di prorogare l'apertura del centro d'accoglienza in attesa di trovare reali soluzioni alternative, come ricorda Wanda Scarpelli, segretaria della Camera del Lavoro di Perugia. Già da mesi la CGIL ha denunciato l'insostenibilità
sostenibilità di questa situazione precaria, tanto più in un periodo di pandemia come quella attuale, serve una risposta stabile, si chiede dalla CGIL, ad un problema relativo alla povertà e alle fragilità sociali a Perugia, purtroppo esteso e in aumento. Andiamo adesso per un attimo a Todi, dove il sindaco Antonino Rugiano sottolinea l'importanza del finanziamento 2021 che riguarda anche Todi Festival, inserito tra i 65 festival teatrali ammessi al finanziamento da parte del Ministero della Cultura. Una notizia importante, ha ricordato il sindaco di Todi, che rende merito al processo di crescita qualitativa portato avanti dall'evento Todi Festival in questi ultimi anni. Da Todi torniamo a Terni per parlarvi di Umbria Jazz Weekend. 90 artisti, grandi nomi della musica come Sergio Cammariere, ma anche Fiorella Mannoia e Danilo Rea, è la nuova versione di questa Umbria Jazz a Terni, di questa Umbria Jazz Weekend, che si concentrerà dal 16 al 19 settembre. Sentiamo. Con date inedite, un nuovo titolo, torna nel 2021 l'edizione ternana di Umbria Jazz. Dal 16 al 19 settembre è infatti in programma Umbria Jazz Weekend, 4 giorni di musica con 18 band e una novantina di musicisti suddivisi tra 9 location e 54 eventi. L'anfiteatro romano sarà il luogo fulcro del festival, in cui si svolgeranno i 4 spettacoli serali alle 21, dove il pianoforte occuperà un ruolo speciale con l'esibizione di 3 pianisti ai vertici della scena nazionale ed europea. Tra gli ospiti principali si comincerà con il duo Rita Marcotulli Dado Moroni, seguito dal quintetto jazz guidato da Sergio Cammariere, cantante e songwriter, oltre che pianista, il 16 settembre, per poi passare alla star Monte Alexander, giamaicano di nascita e newyorkese di adozione, il 17 settembre, e Danilo Rea con l'ospite speciale Fiorella Mannoia il 18 settembre. Tutti i concerti saranno preceduti da altrettanti eventi alle 19. Intensa è anche la programmazione nei locali cittadini, 7 quelli che ospiteranno tutti i giorni concerti pomeridiani e serali. La cascata delle Marmore, infine, sarà location d'eccezione per l'esibizione il 19 settembre dei Funk Off. Ci sarà musica in ogni angolo, con lo scopo di creare un clima musicale di tutta la città, ha detto il coordinatore artistico Carlo Pagnotta. Intervenuta in videoconferenza anche la presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, che si è detta molto felice che si possa celebrare anche questa manifestazione, convinta che in questo anno ancora complicato ci stiamo preparando al meglio per il prossimo. La speranza è che il 2022 possa essere libero dal Covid e che ci consenta di poter tornare a pieno allo spirito di Umbria Jazz. Presente anche l'assessore regionale alla cultura Paola Gabiti, che ha sottolineato come questa edizione particolare costituisca uno dei lati di quel triangolo ideale che unisce Perugia, Terni e Orvieto nel nome della cultura e della musica. Ufficializzato l'accordo di vendita del polo chimico ternano, come confermato da un comunicato di Confindustria Umbria, 4 aziende del territorio, una soluzione di grande rilancio per l'economia dell'Umbria, come ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria Aluni nelle ultime ore. Torniamo per un attimo a Perugia, dove il sindaco Romizzi, anche in riferimento agli ultimi casi di incendio, come quello che ha riguardato un bosco a ridosso del Trasimeno, nella zona di Castelrigone, ha emesso un'ordinanza che riguarda l'urgenza relativa alla pulizia dei terreni incolti per prevenire l'insorgenza proprio di casi di incendio. Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre, impone a tutti i privati, agli enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di aree presenti nel territorio del comune perugino di provvedere alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile, a tutti coloro che, qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, di tenere i terreni sgombri fino a 20 metri dal confine ferroviario. Gli interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare e determinarsi di situazioni di pericolosità. Questi i termini essenziali dell'ordinanza emessa oggi dal sindaco di Perugia. Andiamo ancora a Terni, metalli pesanti e idrocarburi oltre i limiti nel sottosuolo del parco di via Rosselli a Terni, quanto emerso oggi dai risultati delle indagini e dei rilevamenti completati nei giorni scorsi nell'ambito del piano di caratterizzazione dell'area. A seguito di questi dati, il sindaco Latini ha emanato un provvedimento per l'interdizione
manutenzione cautelativa delle aree esterne non pavimentate dello stesso parco. Ricordiamo, parliamo del parco di Via Rosselli a Terni, un provvedimento che riguarda anche le pertinenze di un asilo nido e di una scuola dell'infanzia che sono adiacenti al parco di Via Rosselli a Terni. Adesso Gubbio con il trofeo Fagioli, presentato oggi la 56esima edizione. Sentiamo Roberto Barbacci. Non poteva che ripartire da qui, dal ricordo commosso di Marcello Ceciglioni, per decenni figura di inestimabile valore all'interno del mondo motoristico gubino. Lui che del trofeo Luigi Fagioli è stato molto più di un direttore di gara. Presenza capace di rassicurare e incentivare la crescita di un evento che oggi strizza l'occhio anche al campionato europeo. Doveroso era ripartire dall'omaggio alla famiglia Ceciglioni da parte del Comitato Gubino Corse Automobilistiche, che ha presentato la 56esima edizione della cronoscalata gubina a ridosso di un weekend che si preannuncia denso di significati, con i tornanti della Gola del Bottaccione che attireranno una volta di più l'attenzione di tutto il mondo delle corse in salita. L'inizio non doveva essere diverso, perché comunque sia Marcello è tra di noi e sicuramente non averlo da oggi e dai giorni passati, non averlo domani alla riunione, non averlo sulla linea di partenza sarà una grande mancanza per noi. Però quello che facciamo lo facciamo anche per lui, per il grande supporto che ci ha sempre dato, per quello che ci ha imparato e che ci ha sempre detto di andare comunque sia avanti e di non rompere eccetera eccetera, come era solito dire lui. Quindi sì, non dovevamo fare soltanto così. Partiamo, 56esima edizione, siamo molto soddisfatti per il numero di piloti che comunque sia hanno dato il loro apporto per la gara e tra l'altro abbiamo un parterre di partenti veramente bello, eccezionale e più forti d'Italia, possiamo dirlo. Nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia, il Fagioli si conferma gara d'élite con oltre 200 iscritti e il pubblico, che non potrà accedere lungo il percorso, potrà seguire la gara in diretta streaming senza perdersi nemmeno un istante della competizione. Hanno elogiato il lavoro del CEC il sindaco Filippo Mario Stirati, il consigliere provinciale Rica Borghesi e il delegato AC Umbria Ruggero Campi con Federico Giulivi. Soddisfazione l'ha espressa anche l'assessore allo sport del comune di Gubbio, Gabriele Damiani. La 56esima edizione è un risultato importante, come ho avuto modo di dire in precedenza, non dobbiamo dare per scontata l'organizzazione del trofeo Fagioli, perché ogni anno è sempre una nuova sfida, ci sono sempre delle variabili e per cui il mio ringraziamento va in primis agli organizzatori, a tutti coloro che hanno investito, noi ci crediamo, abbiamo speso risorse sia economiche che umane da mettere a disposizione per questo grandissimo evento che speriamo possa crescere in futuro, anzi ne siamo convinti, e che possa sempre di più aiutarci in quella che è la promozione del nostro territorio. La sfida lungo gli oltre 4 km del percorso al solito sarà tra i due grandi interpreti della disciplina. Christian Merli, che ha vinto le ultime due edizioni della corsa, e il master che le ha precedute, dovrà difendersi da Simone Fagioli, con il quale lotta al solito sia per l'italiano che per l'europeo. Davvero un grande evento quello del trofeo Fagioli, ormai da sempre per la città di Gubbio, per questo weekend del 1° agosto. Una notizia, un aggiornamento triste che arriva dalla provincia di Perugia, perché è stato ritrovato il cadavere di una donna di 56 anni a Sant'Arcangelo di Magione. Si tratta di una donna residente a Panicale che era scomparsa da lunedì scorso. Si pensa ad un'ipotesi di suicidio. Tra poco torniamo, cambieremo completamente argomento, torniamo con lo sport, con il calciomercato, con la preparazione estiva di Perugia, Ternana e Gubbio. Parleremo anche di volley. A tra poco. Regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali.
Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico con una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Continua la preparazione del Perugia, che è tornato a Pian di Massiano nei giorni scorsi dopo la prima fase del ritiro di Pieve Santo Stefano. Ancora da definire le posizioni di due giocatori, Cancellotti e Vano, in partenza. Giannitti sta lavorando ancora sull'attacco, non è escluso l'arrivo di una punta di spessore prima dell'inizio della stagione, con il grifo atteso dall'esordio di Pordenone sabato 21 agosto alle 18, domani doppia seduta al mattino alle 9.30 e poi alle 17 si lavora con un gran caldo, anche oggi seduta tattica per i biancorossi di Alvini. Da sfoltire in casa Perugia, su Vano ha messo gli occhi la società del Palermo, mentre sull'esterno destro difensivo Cancellotti ci sarebbe il Pescara. Intanto il grifo pensa a continuare la sua preparazione a Pian di Massiano a ritmi intensi. Ieri doppia seduta per i giocatori di Alvini, che riceveranno il Cesena nella serata di domenica per la prima uscita precampionato al Curi. Poi sarà Coppa Italia, sempre al Curi, l'8 agosto contro il Sud Tirolo. Intanto ufficializzati gli orari della prima e seconda giornata di campionato di Serie B. Open Day affidato a Frosinone Parma venerdì 20 agosto alle 20.30, mentre i biancorossi saranno di scena a Pordenone alle 18 di sabato 21 agosto. Nella seconda giornata il grifo riceverà l'Ascoli al Curi. Sabato sera 28 agosto alle 20.30. Tornando alla prima giornata, dopo l'apertura di Frosinone Parma e di Pordenone Perugia, Cittadella Vicenza, il match di sabato alle 20.30, quindi domenica 22 agosto, Regina Monza, Ternana, Brescia, Benevento, Alessandria, Cremonese, Lecce, Crotone, Como, Pisa, Spal e l'Ascoli, che attende il Cosenza destinato a sostituire il Chievo escluso dalla COISOC. E parliamo adesso di Ternana. Ternana attesa dal test contro il Frosinone del 31 di luglio, prima dell'esordio in Coppa Italia l'8 agosto, che vedrà i neroverdi ricevere l'Avellino. Con il Brescia all'esordio in campionato domenica alle 18, domenica 21 agosto, domenica 28 agosto invece le fere saranno ricevute dalla Regina alle 20.30, quindi anche le indicazioni di orario come per il Perugia, per la Ternana, con Perugia e Ternana quest'anno in Serie B pronte per il derby del 18 dicembre. Arriverà soltanto il 18 dicembre, ricordiamo, il derby tra Perugia e Ternana al Curi, alla penultima giornata di andata. Continua a lavorare la squadra di Lucarelli nel ritiro di Acqua Sparta, dove è arrivato anche Parti Pilo Ciclette per il giocatore sottoposto nei giorni scorsi a un intervento alla spalla dopo l'infortunio nell'amichevole contro la Roma. Si attendono novità ancora di mercato dopo l'ufficialità di Capagna e soprattutto di Cristian Capone, ex Perugia ed ex Pescara. Una Ternana che continua a lavorare con attenzione. Ricordiamo il 31 luglio il test con il Frosinone e quindi l'8 agosto il match di Coppa Italia con l'Avellino. Dalla Ternana al Gubbio ci andiamo in Serie C per parlare dei rossoblù, che oggi non hanno sostenuto l'allenamento congiunto con il Foligno. Come comunica la società del presidente Notari, era in programma Rocca Porena, l'amichevole con il Foligno. Non si sposterà proprio perché il Foligno, secondo quanto comunicato al Gubbio, non ha rispettato il protocollo anti-Covid e quindi niente test. Sarebbe stato il secondo test precampionato per la squadra di Torrente, che chiede giocatori di spessore importanti, almeno 4-5 per rinforzare l'organo.
organico dopo l'arrivo di Franco Fonte, giovane centrocampista della Sampdoria. Nel girone B, dove giocherà la squadra rossoblu, saranno inserite anche il Pescara, ma lo stesso Modena, quindi un girone che sicuramente nasconde delle insidie in attesa poi delle tre ripescate, in cui potrebbe essere anche compreso il Fano e potrebbe aggiungersi alle altre due marchigiane l'Ancona e il Matelica. Questo per quanto riguarda le aspettative del girone B di Serie C del Gubbio. Adesso parliamo di Olimpiadi di Tokyo, ma in chiave Sir Perugia, perché sta andando molto bene il percorso ai giocatori della Sir. Tutti e cinque il Block Devils hanno vinto le ultime partite, Colacci con la Nazionale Azzurra insieme a Giannelli, e poi ancora l'americano Matt Henderson, altro grande acquisto della Sir, che ha battuto con la Nazionale Americana la Tunisia per 3-1, vittoria al tie-break anche per Soleil, la sua Argentina, che ha vinto contro la Francia, così come il fuoriclasse Leon, che dopo aver battuto proprio l'Italia con la Nazionale Polacca ha continuato a ottenere successi, in questo caso superando il Venezuela per 3-1. E ancora volley, per parlare di volley femminile e della Bartocini Fortifissi Perugia. Tra le conferme c'è anche quella di Anastasia Scarabottini, che dopo un primo anno passato a ambientarsi in maglia Bartocini Fortifissi Perugia ha puntato a ritagliarsi qualche spazio in più in campo. Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli di migliorarsi, ha detto Scarabottini, e magari guadagnarsi anche un po' più di spazio in campo, tenendo conto del grande ringiovanimento della rosa, con grandi innesti, però straordinari innesti voluti dalla società ambiziosa del presidente Antonio Bartocini per il prossimo campionato di Serie A1 femminile della Bartocini Fortifissi Perugia. Grazie per averci seguito. Il telegiornale dell'Umbria torna domani alle 13.30. Buona serata. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona